Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui. Oggi cambierò il metodo di ripresa per farvi vedere più passaggi possibili. E a fine video condividete e fatemi sapere soprattutto se vi piace. Questa ricetta deriva da un piatto che mangiava sempre mia nonna, un classico abruzzese, quindi cacio e pere. Io ho pensato di farci un tortino aggiungendoci della pancetta croccante e delle noci. Questi sono gli ingredienti. Adesso vi farò vedere come avviene la ricetta. Private la pera del torsolo per quanto è possibile e tagliatela all'affettatrice. O se non avete un'affettatrice a casa va bene anche con un coltello di questo spessore qui, non troppo grande. Una volta che le pere sono tagliate, andate a prendere il guanciale o la pancetta in questo caso e lo fate a striscioline alla julienne molto molto fine e lo mettete in padella facendolo croccante. Una volta che il guanciale è ben croccante lo prendete e lo mettete su una carta assorbente. Prendiamo una teglia, un copapasta e cominciamo a formare il nostro tortino di pere. Quindi pere, mettiamo sempre un goccio d'olio, qualche pezzettino di guanciale, delle noci, del pepe e appunto il pecorino e continuiamo così fino alla fine. Arrivato all'ultimo strato, sempre ultimo giro d'olio, un po' di pepe e pecorino. Non mettiamo noce e guanciale perché deve andare in forno e quindi diventerebbero troppo bruciate. Mettiamo solo il pecorino e lo mettiamo in forno per circa 6-7 minuti a 220 gradi. Il tempo è scaduto e il tortino è pronto. State attenti a non bruciarvi. Mettete come base un po' di insalata sul fondo del piatto. Andate a prendere il tortino e lo posizionate sempre facendo attenzione a non bruciarvi al centro del piatto. Privatelo del copapasta e finiamo a condirlo. Quindi andate a mettere un ulteriore po' di pecorino, che non guasta mai, il guanciale croccante, qualche noce, prendetela più fina in vostro gradimento, sbriciolatela. Infine un po' d'olio e un pizzico di pepe e il piatto è pronto. Questa ricetta vi è piaciuta? Ringrazio la mia nonna per tutti i segreti e un bacio a tutti, alla prossima!